Si avvicina il sinodo della famiglia, indetto da Papa Francesco. Come si stanno preparando le famiglie della diocesi aretina-cortonese Biturgenze a questo importante momento? Sì, proprio così, un importante momento, anzi la Chiesa lo definisce come il sinodo straordinario, proprio perché si occuperà anche della famiglia, delle varie problematiche che sono emerse attraverso le segnalazioni delle varie conferenze episcopali italiane di tutto il mondo. Quindi le problematiche della famiglia sul tavolo del Papa, il Papa le ha accolte e ha indetto appunto questo momento soprattutto di preghiera per questo sinodo. Un invito che ci ha giunto in diocesi in questi giorni passati, proprio da Papa Francesco, di intervenire il sabato 4 ottobre in Piazza San Pietro per un momento, un'oretta di preghiera insieme a lui, tutte le famiglie del mondo, proprio tutta la Chiesa mondiale riunita con lui in San Pietro. Ripeto, sabato 4 ottobre alle ore 18, dalle 18 alle 19, ci troveremo tutti in San Pietro per pregare insieme al nostro amato e Santo Pontefice. Chi volesse partecipare proprio da Arezzo e comunque dalla diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, come può fare? E qui la bella notizia che i pullman sono totalmente, le spese del viaggio sono totalmente sostenute dalla Chiesa, quindi tutti i fedeli che volessero recarsi a Roma andranno gratuitamente, a parte il costo di 2 euro che è l'ingresso del pellegrino nella chiesa della città di Roma, ma al di là di questo partiremo sabato alle ore 11 dallo stadio di Arezzo, con ritorno dopo cena sempre allo stadio di Arezzo. Per le adesioni che ricordiamo sono tassative, per motivi organizzativi e per la strettezza dei tempi, entro sabato 27 settembre, ripeto, entro sabato 27 settembre, basta telefonare al numero fisso del nostro centro pastorale 0575 40 27 293, ripeto, 0575 40 27 293. Vi prego di cogliere l'occasione e capire proprio questo, che il Papa ci invita a essere presenti nella grande preghiera insieme a lui.